ragazzi, ciao a tutti, buongiorno. Io mi tolgo la felpa intanto perché è un caldo assurdo. C'hai portata? La macchina FIP è sempre comodissima, sai, il sedile del lato pilota che è sdraiato, lui guida così. Poi a fianco c'ho il seggiolino, davanti c'è il vichingo. Ragazzi, il ritorno del vichingo, la spesa del bodybuilder versione 3.0. Team comando al completo, biking, war machine e il team leader. Una bella bibitina, no sugar, quindi sugar free. E subito Nathan, sugar free. Nathan, quest'anno sei sugar free? Ricordati che quella bibitina arriva sempre dalle palle di toro. Guarda, di toro. Con quello che mangia adesso può arrivare dappertutto. Dove vuoi entrare? Dalla vetrata o poi c'è dentro dalla porta? Guarda che rincoglionito. È a zero carbo ed è rincoglionito duro, cioè è incredibile. Ragazzi, siamo in fiera di mini wellness, ovviamente bisogna prepararsi i pasti. Quest'anno è una spesa del bodybuilder, Viking ha detto 3.0, a me sembra proprio zero, perché qui esatto, non si mangia nulla. Carboidrati non ne prenderemo perché non ne mangiamo. Siamo io a 50, lui a 70 e lui a 90 grammi di carbo, dai. Venite al giorno, no frutta, insomma è un po' un periodo così, però va benissimo così, un po' di insalatina, vado un po' a sognare, non è Nutella, ma i ragazzi mi chiedono, ma almeno la frutta la posso mangiare? Allora ragazzi, ovvio che un'arancia, ok, non è che vi ammazza di calorie, però se non ce l'avete, non ce l'avete nella dieta, quindi se mangiate un'arancia dovete togliere qualcos'altro. È così, è una brutta vita, ma è così. Spesa giornaliera, prendo la mia insalata dentro al sacchettino, così stasera non mi va male. Preso due pomodori, prenderò qualche carotina e dopodiché passiamo alla pasta e alla carne. E poi sotto mi sgamo qualche cioccolata senza farmi vedere al team leader. Ragazzi, è uno dei tanti muri del pianto. Cioè guardo, cioè sto provando a dire chissà se posso comprare qualcosa, ecco, niente. Quindi zero è molto bello perché non ammette scuse. Se io penso che l'anno scorso, quando sgarravo, prendevo questi bei panini al latte, tutti ovviamente, li aprivo, ok? Il panino al latte è tecnico, li aprivo e facevo quello che è il classico maritozzo, quindi anche per Nathan. Nutella, panna montata dentro, per quelli un po' più golosi un po' di burro. Adesso ragazzi prendiamo qualcosina di un pochino più, diciamo, diet del panino al latte. Per me ragazzi, banane, due, non ho tanti carbo come diceva Filippo, quindi sono veramente bassino. Prendo due banane, io le preferisco verdi come queste, perché hanno l'amido resistente che va anche a cambiare il profilo glucidico di questo alimento, quindi ricco di sali minerali, buono, comodo da portare dietro. Oggi siamo in fiera, non ci possiamo cucinare del pollo adesso nei fornelli al Rimini Wellness, e un paio di banane abbastanza indietro, non maturissime, sono l'ideale per me, quindi il vichingo le mette in saccoccia. Dopo stasera andrò in spiaggia ovviamente a vendere il cocco. 10 euro a boccia, no, scherzo, io dico sul serio, facci soldi. Pifferaio magico che suonava il piffero, erano i topolini che andavano dietro. Ecco, guardate, io ho delle carote in mano come le guide. Esatto. Guardate chi mi segue, guardate. Chi mi segue? Io seguo la Nutella, seguo, infatti vado di qua, vado, le carote se le mangia lui. Sono un coniglio, sono. Poi la mia tartaruga mangia solo insalata. Gli avevo chiesto, dammi una carota ieri, mezza carota. Col cacchio che me l'ha data, col cacchio, tutta se l'è mangiata, se la imboscava, ma si nascondeva, sembrava il mio tesoro, la mia. Ti imboschi le carote, Nathan, pensate come ti sei ridotto. Adesso ragazzi, il vichingo ha trovato la sua preda da artigliare. Galletta di mais, ragazzi. Viking, perché invece che la galletta di riso mangi la galletta di mais? Perché mi piace di più. E invece io, ragazzi, è una motivazione sufficiente, mi piace di più. E quindi prendo queste, io ovviamente adesso scherzo prendendone un pacchetto abbastanza grande da 130 grammi, ma non ho più di
3-4 gallette, quindi massimo posso arrivare a 5. Prendo il pacco, ma sicuramente non lo mangerò tutto. E invece io preferisco quello al farro per il semplice motivo che hanno meno carboidrati, più proteine e molte più fibre, 6,5 contro 1,9. Quindi io preferisco sempre quello al farro, soprattutto quando sono a 40 grammi di carboidrati al pasto. Invece di farmi un pizzichino di riso, mi mangio qualche galletta. 40 di riso, che poi sono 28, sì, sì. 30 di carbo. 40 di riso, di peso effettivi è l'80%, sì, bravissimo. Ragazzi, una piccola precisazione. Allora, qui abbiamo il classico monoporzione delle donne. Donne un po', mi immagino già il soggetto, 35-40 anni, più o meno media alto locata, che giustamente il petto di pollo non lo mangia, ma preferisce il burger di lenticchie. Poi mi chiama e ci chiama dicendo che ha la cellulite. Allora, se voi guardate semplicemente i valori nutrizionali, proteine 0, nulla, perché siamo a 3,7 per ben 100 grammi, quindi le lenticchie hanno un botto di proteine, tipo il farro, perché cioè, ne ha più il farro. Però siamo a carboidrati un bel po', ok, sono tutti bassi indice glicemico, più che altro prodotto confezionato pieno di conservanti. Quindi ragazze, questo lo lasciate lì dentro. Meglio una pizza più di tanto con le amiche che queste cosine qua. Perché ragazzi, è l'alimentazione quotidiana che vi fa cambiare, non lo sgarro. Lo sgarro è un passo a settimana, se voi avete una disciplina, quello che fate tutti i giorni invece è quello che vi cambia. Ci chiedono sempre la differenza tra i due tipi di grassi, insaturi e saturi. Abbiamo qui il tecnico e sentiamo cosa ci dice. Allora ragazzi, prendo la palla al balzo dei panini al latte di cui parlava prima Filippo. Basta semplicemente girare la confezione per trovare la dichiarazione nutrizionale e noi andiamo a leggere l'energia in calorie e kilojoule e i grassi. Allora, i grassi viene specificato quanti grassi saturi ci sono rispetto al profilo di trigliceridi normali. Quindi ricordiamo ai commanders che i grassi possono essere saturi o insaturi. A loro volta gli insaturi possono essere monoinsaturi o poliinsaturi e non tutti i grassi saturi comunque sono uguali. In generale, come linea guida molto molto generica e generale, comprensiva per tutti, direi che meno grassi saturi ci sono, meglio è. Solitamente i grassi saturi sono quelli di origine animale, mentre i grassi insaturi di solito sono di origine vegetale e sono tra virgolette grassi buoni che il corpo può utilizzare per produrre anche tanti altri tipi di sostanze e utilizzarli per il proprio metabolismo. Quindi ragazzi, tendenzialmente preferite i grassi insaturi. Esatto, quindi detto molto alla vecchia, molto breve e coinciso, se ha grassi insaturi alti, ok, perché sono di origine vegetale, se hai grassi saturi alti, no a quell'alimento, diciamo, giusto? Adesso posiamo il panino al latte. Salve a tutti, buongiorno. Parliamo un po' di cereali, ragazzi. Quanti ci scrivono al mattino: posso mangiare i cereali? Il mio consiglio una tantum è: io non li mangio, se li vuoi mangiare, mangiali buoni. Prendiamo un cereale del genere, ok, che sa di sano, e prendiamo. Ecco, allora, se voi andate a vedere semplicemente i valori, sono uguali. Ricordandovi ragazzi che un conto è la crusca di avena, ok, quindi la parte anche più ricca di fibre. Un conto è quando voi vedete quinoa, farro, cosa possiamo avere qua, avena, col processo di soffiatura e tostatura. Allora, questi tipi di processi fondamentalmente fanno schizzare l'indice glicemico in alto, in altissimo, quindi non sono così, diciamo, sani per una classica colazione di un bodybuilder. Ecco, è ovvio che io ho sempre mangiato cereali da piccolo, meglio i cereali che un croissant al bar, meglio che i biscotti, però il mio consiglio, se li dovete acquistare, comprateli buoni, perché alla fine almeno ne guadagnate un po' in gusto. A me piace perché c'è il panda. Mi piacciono. Pandatan. È quello che io feci nel video dell'anno scorso, non l'ho ancora mangiato. Cioè, è dall'anno scorso che lo sogno, c'era Matteo a testimone. Allora ragazzi, questo non so se ve lo ricordate, spesa del bodybuilder Viking Edition, crema di pistacchio. È dall'anno scorso che la voglio sentire, che la voglio mangiare. Sono ancora riuscito a resistere e quindi non l'ho ancora mangiata. Ragazzi, questa qui deve essere semplicemente la cosa più buona dell'universo, o no? Cioè, se la apri la finisci, esatto. Come fai a dire... Ah, la sera ti monoporzione. Mangi...
mangi un po' di burro d'arachidi. Io la sera che la mia ragazza ha rotto le acque, avevo un vasetto più o meno un po' più grande di questo, ho iniziato a mangiarlo e dopo tre cucchiaiate era finito il vasetto, ho detto monoporzione. Capito, cioè ragazzi, all'amoroso gli si rompono le acque, lui non è che chiama l'idraulico, no, lui si mangia il burro d'arachidi. Ragazzi, non tutti i burri d'arachidi sono uguali. Quelli ricavati dalle, non so, dalle arachidi tritate e basta, ok. Quelli dove vedete olio di girasole, destrosio, olio buoni. Vegetale, idrogenato, olio buoni. Di palma, sale, lasciateli stare, perché non è un alimento sano come voi pensate che sia il burro d'arachidi. È uno sgarro ed è un alimento non salubre. Come sgarro io, guarda, lo preferisco la Nutella. Se poi fai Nutella e burro d'arachidi insieme con un po' di burro... Infatti stavo per dire, no. Sono proprio dei principianti che si accontentano col burro d'arachidi. La miglior cosa è vasetto di Nutella da 5 kg, bombolette di panna montata, shh, e poi si mangia, quello è un vero sgarro. Siamo in definizione, i mondiali a fine agosto ci aspettano, quindi bisogna fare le cose in riga. Ed eccola qua, lei. Io e te, ricordati che a fine agosto avremo un incontro da fare, a lume di candela. Io e te, te e me, non mi dare buca. Nutellata. Come grasso, alimento ricchissimo di grassi ovviamente, cioccolata fondente 85%, io qui ragazzi me ne concederò un quadrettino, la prendo volentieri, è anche in offerta, quindi non la possiamo lasciare lì. Ovviamente vi dovete sapere gestire, se per voi sentire il dolce vi fa venire voglia di sgarrare, prendete questa e rimettetela qua. A me. Se invece un quadrettino, ma veramente ragazzi, un quadrettino vi appaga e vi fa passare la voglia di sgarrare, allora fate come me, mettetelo nel carrello e al bisogno prendetene un pezzettino. Quando ero in massa, cioè fino a un mesetto fa, ne avevo 100 grammi tutte le mattine ed era una delizia, 100 grammi. Poi io prendo proprio quella grossa, quella bella, i quadrettoni. Uova ragazzi, ovviamente noi prendiamo i bianchi d'uovo perché al mattino facciamo sempre colazione con bianchi d'uovo e altre notte sarebbe uno spreco prendere le uova per poi buttare sempre il rosso, perché siccome sono sempre di più i bianchi rispetto al rosso quelli che noi mangiamo. Allora ragazzi, bevande alla soia, queste sono utilizzatissime. Cosa ne pensi, Phil, del latte di soia? Diciamo che lo consiglio al posto di quello normale, però di base io consiglio di non acquistare il latte, perché comunque se voi andate a guardare il latte di soia è un buon alimento, ma anche lì è ricco di carboidrati. Quindi conteggiate quei dannati carboidrati e toglieteli da un'altra parte. Sei proprio proprio il vegetale, sei proprio proprio proprio, giusto? Questo anche. È vegetale, è alla soia. Quindi mi raccomando ragazzi, semplicemente lo potete utilizzare, però sappiate che ha 5 grammi di zuccheri su 100, quindi semplicemente conteggiateli e non esagerate. Mi rivolgo sempre alla classica 35enne, 45enne che si ferma davanti alla bevanda alla soia e si vede già un po' più bio. Allora, forse invece di prendere tutto questo mezzo litro di latte alla soia la mattina che ti inondi di carboidrati, tu guardi questo e dici no, non lo potrò mai prendere perché è ricco di, cioè si vede cioccolato, guarda che bella immagine. Ecco, un solo uno di questi sono praticamente 20 grammi di carboidrati, 22, cioè niente, neanche 100 calorie. Quindi magari mangiatevi uno di questi invece che andarvi a inondare di latte di soia. Magari anche dopo allenamento, ancora meglio. Ragazzi, per quanto riguarda i grassi qualitativi, i grassi buoni, abbiamo uno sport mix, mandorle, cranberries, noci brasiliane, anacardi e uva. Quindi questo lo mettiamo nel carrello. Che è successo, Phil? È triste. Questo è buono. Questo è buono. Io mi accorgevo, ragazzi, che io non conosco nomi, cioè io sono rimasto, abbiamo la stessa età. A Dolce Candy? Oh. Io sono rimasto alle Kinder qua. Come fa a non venirti fame a guardare una roba del genere? C'è una foto promozionale del prodotto così grassa, piena di crema, di bontà. Come fa a non venirti fame? Però cioè, ragazzi, onestamente, basta con questa scusa di incazzarsi con le case, no?
le case giustamente fanno il loro lavoro, mangiate uno ogni tanto, non è che allora tu arrivi, te ne scofani 20, faccio causa perché mi ha indotto. Ragazzi, chiudi quella cacchio di bocca e non ne mangiare 20, esatto. Capito? Quindi ovvio che io a mio figlio gli darò da mangiare una, non come facevo io 20. Ok, cioè cerchiamo un po' più di usare la moderazione. È la quantità che fa il veleno. Oh, porca miseria, ladra! Questo ragazzo non si può lasciare solo un attimo, che subito va a sgarrare. Fra 12 settimane. 12 settimane! Poco, 12 settimane. Più quelle che ho già fatto. Più quelle che sono nate in 12 settimane. 3 mesi. Sono 3 mesi. Tutta l'estate. No, 3 mesi bruttissimi. Siamo arrivati al punto fatidico sempre che io vi rompo sempre i maroni. La tisana al finocchio. Ne prendo sempre una tazza al mattino, una tazza alla sera, ovviamente acqua bollente, ci metti dentro la busta, lasci 5 minuti, no zucchero se siete in definizione, sì al tic perché è completamente tutto quanto zero. E vi consiglio anche durante la giornata, come faccio io, un bel pentolone alla sera da 3 litri di acqua bollente, ci mettiamo 5 bustine di tisana al finocchio e ce la beviamo durante la giornata successiva fredda, sempre con un po' di tic. E oppure per digerire meglio c'è anche la tisana finocchio e liquirizia, quella è perfetta per digerire, ragazzi. Quindi prendete sempre tisana finocchio durante il giorno perché è molto molto più diuretica rispetto al tè verde magari. Due aneddoti, ragazzi, due aneddoti. Uno sui classici cantucci. Oh, beh, ce le mandorle, posso prendere ora. Biscotta le mandorle, ma non è che devi dire mangi lo strudel perché ci sono le mele, cioè non sono solo. È come quelli che ci dicono: ma alle 10 posso mangiare una crescentina con la mortadella? Perché la mortadella c'ha un po' di proteine. No, è vero. La crescentina c'è i carboidrati. Non sta scherzando. Alla fine hai ragione. Io, ragazzi, in un momento di, diciamo, stanchezza, sono riuscito a ubriacarmi intucciando dei cantucci nel Vinsanto, ed è la verità. Secondo voi quanti ne ho intocciate? Questi sono i saluti dolci più buoni che possiate trovare. Io mi leccherei anche la carta perché rimane tutta quella cosa buona proprio all'interno, no? Quindi io ho un aneddoto che Loris sa, che una classica crostatina alla stracciatella batte una bella figa. Cioè io, se devo scegliere, tutta la vita stracciatella. Storia vera o no? Storia vera. Questa lo leggete sopra, Bresaola, non c'era al banco affettati, c'era solo confezionata, quindi si sa che è un alimento, giriamo il profilo nutrizionale, ricchissimo di sale, e per ricchissimo intendo esageratamente pieno di sale, 3.8 grammi per 100 grammi, quindi una quantità altissima, ci sono conservanti, ci sono nitriti, ci sono nitrati. Vedete, nitrito di sodio, nitrato di potassio, quindi non è un alimento sano come pensate. Però siamo in fiera oggi. Cosa mangio? Mi scolo il tonno in mezzo alla gente nella fiera, mi cuocio un pollo con fornelli che non ho, oppure mi adatto. Quindi per le emergenze non abbiate paura a utilizzarla, ma con moderazione, perché non è un alimento sano come pensate. È proteico, ma proteico non vuol dire sano. Proteico vuol dire con alto contenuto di proteine. Ha tanto sale, quindi non è la cosa migliore che potete mangiare, ma in trasferta io la uso. Carrello. Cosa salva un bodybuilder? Buona. Due cose, lo specchio e la Coca Zero. Cioè, forse lo specchio possiamo anche romperlo. Esatto. Cioè, se non esistesse la Coca Zero, raga, io quando ho scoperto che si poteva bere la Coca Zero, cioè, è cambiato poco perché è comunque sempre una vitaccia, però diciamo che un po' ti aiuta. Non ha zuccheri dentro che possano essere assimilati dal corpo, quindi è ovvio che i più tecnici sapranno che sorseggiando comunque qualcosa di leggermente zuccherino, tipo una Vita Zero o altri prodotti del mercato, ci può essere un minimo innalzamento dell'insulina. Infatti uno a qualche settimana dalla gara toglie anche questo, però quando sei ancora un po' più indietro questo veramente ti salva la vita. Dentro, assolutamente dentro. No, tutti ci chiedete sempre questa cosa qui del tonno all'olio d'oliva, al naturale, che dite che c'è un sacco di sale, ok non c'è l'olio ma c'è tanto sale. Sempre con il nostro tecnico vediamo che cosa ne pensa. Prendiamo tecnico tonno vegetale. Dov'è?
tecnico? Tonno all'oliva e tonno al naturale. Tonno naturale. Caviamoci via subito lo sfizio del sale. Non bisogna fare tanti discorsi, basta girare la confezione. Sale 1,5 grammi su 100. Okay. Sale 2 grammi nel vegetale. Nel vegetale. E 1,6 nell'olio d'oliva. Nell'olio d'oliva. Naturale batte tutti. Il problema del tonno è sempre quello dei metalli pesanti. Sti poveri pesci stanno nel mare, noi nel mare ci buttiamo i rifiuti e loro si mangiano i rifiuti, non filtrandoli, accumulandosi nel loro corpo, ci sono tanti metalli pesanti. Spesso però questo discorso viene reso abbastanza ridondante. La quantità tollerata è circa di 2 volte a settimana, comunque con l'assunzione di queste cose qua. Quindi Viking... Non si sa il perché, ma mai nulla da dire sugli anticrittogamici della pasta. Vabbè. Esistono paesi non tanto distanti da noi, basta andare a 1000-1500 km da qua verso est. Mangiano gli scorpioni fritti. No, e tu vai a prendere tipo, non so, una latta e dici e vedi, non so, della carne. Ok? Dici, beh, adesso io voglio fare il tecnico e giro. E non esistono le etichette. Non ci sono paesi vicinissimi a noi dove non c'è etichetta. Io parlavo con dei bodybuilder esteri, estoni, lituani, cioè loro dicono noi non sappiamo cosa mangiamo. Tu vai prendere una scatoletta e non sai se ha il 20% di grassi, il 2%, tot di proteine. Quindi abbiamo questa facilità di arrivare, non è difficile ragazzi, prendi la scatola, la giri la scatola, ok, te la leggi, la ci sono quattro voci ragazzi, cioè dai. Non è così difficile. Ecco, ventresca di tonno è veramente buono. Costa poco, quindi... No, costa poco. Ho 40 grammi di carboidrati, quindi non me la farò difficile. No, una domanda semplicissima. Cosa ne pensi del tonno a pinne gialle e soprattutto del tonno insuperabile? Preferisco il tonno azzurro. Il pesce azzurro! Il pesce azzurro che diventa tonno azzurro. Se mi tagli il pesce azzurro nel montaggio, io non ti parlo più, Matteo. Io voglio che tu non mi tagli il pesce azzurro. Dovevo acquistare anche la crema di riso, che di solito l'ho trovata nel reparto dei bambini, dove ci sono le pappe, però non c'è qua in questo discount, quindi mi tocca di cercarla altrove. Per quale motivo la crema di riso? Perché è un'ottima fonte di carboidrati con pochissimi grassi, credo che sia 1, qualcosa per 100 grammi, invece con i carboidrati è 80-86 grammi per 100 grammi mi sembra, quindi è ottima a colazione, oppure avena, come preferite. Due cose veloci ragazzi, ieri Nathan ha comprato la salsa zero. Ketchup zero, secondo me ha fatto una stupidata, perché ha pagato troppo Nathan, un qualcosa che già di carbo non ne ha, quindi diciamo che va bene mangiare le cose zero, però tu di ketchup ne metterai 10 grammi, no? Su 10 grammi di ketchup 2,8 sono carboidrati. Ti sei pagato 7 euro 2,8 grammi di carboidrati. Sì, però calcola che io non ne metto così, è quello fatto. Io ne metto almeno 100 grammi, è questa la differenza. Qualunque spezia, ragazzi, va bene, specialmente quando siamo... Perché tanti mi chiedono, ma posso usare le spezie? Fossero le spezie il problema, quindi potete usare veramente quello che volete. Cannella, in ogni dove, sulle gallette col miele, dentro gli albumi, la metto, quanto è buona la cannella. C'è la stecca, non c'è... La crema di riso è buonissima. Dappertutto, dappertutto, dappertutto. L'ho provata anch'io e fa veramente cagare. Che stronzo. Eh sì, perché se sembra che ti stia mangiando una sigaretta, quelle che andavano una volta, presente? Da oggi il team leader riduce del 50% la quota di carboidrati a Nata. Quanto è buono il tabasco, a me fa impazzire, la roba piccante così è eccezionale. Tanti bodybuilder, specialmente nel passato, assumevano i classici omogenizzati. Ora non so perché uno si debba volere male per forza, io non ho mai avuto problemi nel mangiare, è ovvio che l'omogenizzato è già molto digeribile per natura perché deve essere dato ai bambini appena nati, infanti, quindi è molto digeribile, però se andate comunque a guardare le etichette e i valori nutrizionali è pieno di amido, di mais, tanti carboidrati e poche proteine. Io ovviamente come sapete sono diventato papà e in casa ho sempre questi. E li guardo e dico un giorno sarete miei, se tornerete a essere miei. Ho una fame ragazzi che prende... che cos'è? Nutrimmune, lo prenderei e me lo immunerei dentro. Ah. Non ce la faccio più.
E comunque, ragazzi, penso che i biscotti che mangiavamo da piccoli sono rimasti nei sapori e nei ricordi di tutti, quindi fanno voglia pazzesca, Io mangerei tutto quanto locale, merda, c'ho una fame, oh. Ho fatto mangiare 40 grammi di avena e 450 di albume, non ho carboidrati, senza carbo, non vado, Nathan War Machine, non è il vostro Nathan War Machine, diteglielo ad altri video, non va bene. Sa di cartone, sa, che palle. Gel preso, deodorante preso, essendo ovviamente, ragazzi, più di 100 kg, volente o nolente, io cambio 200 maglie al giorno, quindi è importante che questo sia sempre dietro con me. E il gel, ragazzi, io adesso appena qualcuno si... E sono carboidrati e proteine anche queste? Posso? No, guarda che c'è anche le proteine, qualcosina c'è, il cioccolato. Sì. Guarda che il gelato, ragazzi, non è così sbagliato, quando deve farsi un bello sgarro, ti fai 300-400 grammi di gelato, anche una cosa così, e va benissimo, cioè va benissimo. Sapete, ragazzi, qual è l'unico problema del gelato? Viking è intollerante al lattosio, quindi mangia il gelato, sta in bagno una settimana. Proprio c'è questo nesso causale inscindibile, Viking gelato, Viking bagno, è lineare.